Arezzo ha inaugurato il 2024 con il tradizionale concerto di Capodanno, promosso da Comune Fondazione Guido d'Arezzo, con la direzione artistica di Oida. Appuntamento come sempre al Teatro Petrarca, preceduto da una prova generale aperta al pubblico, tutto sold out. Siamo felicissimi, davvero, non credo sia mai successo che in due giorni si sia riempito il teatro tre volte. Questo ci riempie di una grandissima gioia, ringraziamo la città che ha voluto darci questo abbraccio, ma anche di una bella responsabilità. Proposto al pubblico un programma variegato, in equilibrio tra scoperta e tradizione, con l'intento di rendere anche un momento di celebrazione e leggerezza un'esperienza musicale piena e concreta. Un programma all'insegna sicuramente dei temi popolari, dei temi noti, però anche azzardiamo anche qualcosa di più particolare. Partiamo dalla Francia con Bizet, Arlésienne numero 2, temi molto popolari. Passiamo a un brano un po' particolare che però, basandosi su temi brasiliani, è molto interessante, si intitola Il bue sul tetto di Mio. E poi a un altro autore francese, Delibes, con alcuni suoi temi molto molto conosciuti. Per finire poi con l'Austria e diciamo i consueti, le consuete musiche popolari austriache, quindi valzer e polche. Mi aspetto che da un concerto di Capodanno finisca sempre con la marcia dei Radeschi, il pubblico è una cosa che apprezza molto, ma è comunque un momento molto divertente. Tra l'altro noi abbiamo preparato anche un ulteriore bis in cui chiederò l'aiuto del pubblico e il sostegno con le loro mani. We'll be right back.